È ritornato a trovarci Bartolomeo, cantautore sciclitano. I nostri telespettatori lo ricorderanno, è venuto più volte a presentare le sue canzoni a Finalmente Venerdì. Ora è di ritorno dal suo tour in Calabria. Sì, la settimana scorsa ho concluso il mio tour in Calabria, scendendo poi sono passato da Messina a Palermo Trapani, poi ieri sono stato a Siracusa, ho altri appuntamenti in Sicilia e oggi mi trovo qua, ancora ospite di Canale 74, per presentare una mia canzone pubblicata da qualche anno che è inerente a il tema di questa settimana o il giorno della memoria, il 27, che si parla sulla Shoah. Bene, appunto la canzone Il ricordo della memoria, mentre Bartolomeo si prepara e si prepara la base. Quindi una canzone che è stata, mi raccontava, ascoltata da diversi insegnanti che l'hanno paragonata un po' alla vita bella come atmosfera, cioè il tema serio affrontato però in maniera più leggera e spensierata. Ora però l'ascoltiamo e poi magari la commentiamo insieme all'autore. Pagina triste di storia, il ricordo della memoria, è una storia di deportati, campi, baracche, fili spinati, è una storia di triangoli noti e di triangoli dimenticati che hanno sofferto per la Shoah, la fame, gli orrori e la crudeltà. C'era un tale il cui nome ho scordato, milioni d'anime ha deportato, rubando loro la libertà, tutti gli affetti e la dignità. In quei campi di concentramento, li ammassati col vile intento di esaltare la stirpe ariana su tutte le altre della razza umana. Shoah, 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 Shoah. Tutti uguali li avvestiti, con freddi numeri li ammarchiati, e ad alcuni ha inflitto tormenti per i suoi folli esperimenti. Il sogno dei bimbi l'ha cancellato, il grido dei padri l'ha soffocato, a tante madri il cuore ha spezzato, fiumi di lacrime hanno versato. Tanti col gas li ha sterminati, o in altri modi li ha eliminati, e ha usato i giovani e i sani per i lavori più disumani, attraverso forni e camini, ha disperso adulti e bambini, accumulando veste ed occhiali, foto e ricordi di uomini uguali. Shoah, 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 Shoah. Pagina triste di storia, il ricordo della memoria, ma c'è qualcuno che ha dichiarato che l'olocausto non c'è mai stato. Non si può negare la storia, il ricordo della memoria.
ci sono prove assai schiaccianti e testimoni ancora viventi. Sì, questa è una storia che è scolpita nella memoria di chi ha sofferto le atrocità dell'olocausto della Shoah. È una pagina triste di storia, il ricordo della memoria. È una pagina triste di storia, il ricordo della memoria. Bene, questo era il ricordo della memoria per non dimenticare l'indimenticabile di Bartolomeo, una canzone dedicata appunto alla Shoah che vi abbiamo proposto visto che proprio oggi ricorre la giornata della memoria. Ora però passiamo al nuovo CD di Bartolomeo che ha altri due brani che comunque affrontano sempre il tema della persecuzione. Sì, perché prima di organizzare il mio tour in Calabria l'ho concepito facendo zapping in TV, così attingo delle notizie per sviluppare le mie canzoni, i miei temi, e ho appreso che in Calabria il 26 giugno c'è stato un fatto increscioso riguardante un cane che è stato massacrato, torturato, poi è stato messo in rete un video che io non ho visto, ma chi l'ha visto è rimasto sconcertato, e c'è stato anche un servizio delle Iene, tutta l'Italia si è mobilitata, e mettendo in relazione questo misfatto con quello che era successo anche qui nella nostra zona a Siracusa di quel signore pensionato che è stato malmenato, maltrattato e poi alla fine proprio bruciato, perché parlando di olocausto che significa tutto bruciato, non è che sia una bella cosa. Quello che ha perpetrato questo signore che ha fatto la storia in senso negativo e ha portato avanti lo sterminio di milioni di persone, qua si tratta di uno, ma non vorremmo mai ripetere e sentire di questi argomenti. Ecco perché ho pubblicato questo singolo che è da alcuni giorni su iTunes, che si intitola Meraviglioso era, meraviglioso sarà, che poi faremo nella parte finale, che dà una speranza per il futuro, perché tutti vorremmo vivere in un mondo migliore, con persone migliori, condizioni migliori. Ma prima presento quest'altra traccia che si intitola Gegè Meticcio Bianco, che ho presentato proprio in Calabria, nella zona dove è successo questo fatto, perché ho girato in diverse emittenti televisive, ho fatto Crotone, Cosenza, Catanzaro, Reggio Calabria. Diamo a Bartolomeo il tempo di prepararsi, vi ricordo presenterà le due canzoni tratte dal suo nuovo singolo Gegè Meticcio Bianco e Meraviglioso era, meraviglioso sarà. Questa è una storia finita male, giù nella punta dello stivale è accaduta quel fine mese in un paesino calabrese. Parla di un cane di nome Gegè, l'han trucidato, sentite il perché. A San Gineto c'era Gegè, l'ha massacrato, ho letto perché. Forse due capre aveva zannato, anche se è vero non è giustificato. Quel che gli han fatto è sproporzionato, l'han torturato, l'han seviziato, lo hanno appeso, lo han bastonato, eppure il cranio gli ha infine spezzato. Con impudenza il misfatto han filmato, quel video orribile l'han pubblicato, sdegno e scalpore ha suscitato, l'intero stivale si è mobilitato. Persino le Iene ne hanno parlato, e a San Gineto un servizio han girato.
ostilità, però vi han trovato, ma la maggioranza ha manifestato. Io non sono un vegetariano, un animalista e neppure un vegano. Sono un cantautore pop folk siciliano che tiene alto il pensiero cristiano. Non si torturano gli esseri umani, non si torturano neppure i cani. Chi ha un cuore e una coscienza non si macchierà di una tale indecenza. Chi usa bene la propria coscienza non emulerà una tale scemenza. Gegè era un cane metice bianco, martirizzato quel giorno da un branco, ma non sarà dimenticato. Gegè alla storia, Gegè alla storia, suo malgrado è passato. Bene, ora dopo una canzone dal tema attuale, ma comunque un po' triste, diciamo, passiamo a un'altra canzone che però ha un altro tono, lancia un po' un messaggio di speranza. Meraviglioso era e meraviglioso sarà. Meraviglioso era, meraviglioso sarà, questo bel pianeta che uguali non ne ha. Meraviglioso è l'universo, meraviglioso è il cielo terzo, meraviglioso è il firmamento, meraviglioso è un tramonto, meraviglioso è un tulipano, meraviglioso è un tucano, meraviglioso è un pesce strano, meraviglioso è il corpo umano, meraviglioso è un bel viso, meraviglioso è un bel sorriso, meraviglioso è un grande cuore, meraviglioso è un grande amore. Meraviglioso è l'amore mio per te, meraviglioso è l'amore tuo per me, meraviglioso è tenerti stretta al cuore, meraviglioso è sentire il tuo calore. Questo mondo Dio rinnoverà, alla perfezione l'uomo tornerà. Meraviglioso era, meraviglioso sarà, potersi dirsi ti amo tutta l'eternità, potersi dirsi ti amo tutta l'eternità. Non ci saranno amianto, dolore, morte e pianto, né carceri, ospedali, né guerre e cimiteri. Non ci saranno ansiosi, disabili e mafiosi, né sbarchi, né attentati, disastri e sfollati. La terra sarà tutto un paradiso, ovunque ci sarà solo il sorriso. I vecchi giovani ritorneranno, le bestie feroci mansuete saranno. La vera vita allora per sempre noi godremo, in pace sulla terra insieme noi vivremo. Persino i nostri cari testati allor saranno, le lacrime di gioia a fiumi scorreranno. Meraviglioso era, meraviglioso sarà,
questo bel pianeta che uguali non ha, questo bel pianeta che uguali non ne ha. Meraviglioso era, meraviglioso sarà. E questo era Meraviglioso era, meraviglioso sarà, nel nuovo, che potete trovare nel nuovo CD di Bartolomeo, insieme alla canzone che avete ascoltato prima, Gegè, il meticcio bianco. Prima abbiamo cominciato con la canzone sulla Shoah, il ricordo della memoria per non dimenticare l'indimenticabile, che potete trovare oltre che come singolo anche in questo CD, L'estate è più bella se. Bene, allora il tour è stato adesso in Calabria, ora si vuole allargare anche ad altre parti dell'Italia, probabilmente il nord Italia. Sì, io ho delle risposte da ricevere per quanto riguarda un altro mio tour in Liguria e altre parti della Sicilia, d'Italia. Beh, con calma, già sono molto contento di quello che ho fatto, grazie anche al contributo della vostra emittente, perché mi ha ospitato più volte e mi ha dato visibilità. Adesso chi volesse conoscere le emittenti che hanno ospitato il mio tour può visitare la mia pagina Artisti Wondermark, dove troverà l'elenco parziale, perché ora se ne sono aggiunte tante in Calabria, in Sicilia, in altre parti, e proprio questa canzone sulla Shoah ho il piacere di sapere che viene trasmessa da tante emittenti radiotelevisive in tutta Italia e alcune la utilizzano sia come sfondo per documentari oppure per filmati sulla Shoah. Ricordiamo, le tracce sono presenti su iTunes oppure il CD su Amazon, si può ordinare. Sì, quello singolo, la traccia, è quella con la copertina che fa vedere proprio... sì. Questa che vogliamo far vedere è la parte, quella integrale, perché nell'album L'estate più bella se troviamo quella più accorciata, non c'è la parte finale, quindi se chi eventualmente l'ascolta e trova questa differenza è preventivata. Bene, grazie per essere stato con noi. Grazie a voi e speriamo di poter passare nuovamente per questa emittente, sperando che i telespettatori gradiscono qualche mia canzone, anche capisco che non tutte le mie canzoni possono essere di gradimento perché trattano dei temi un po' impegnati, di attualità. Ognuno ha il suo repertorio, questo è quello di Bartolomeo. Grazie.